sicuramente il tema del consumo della plastica è uno dei temi. Quello che possiamo fare è molto semplice, possiamo renderci conto di quanti oggetti di plastica monouso usiamo nella nostra vita quotidiana, dalla bottiglietta al sacchetto di plastica, alle cannucce, ecco, sono tantissimi questi oggetti monouso. Però il tema della plastica è uno dei temi di cui dovremmo occuparci. Sembrerà strano, ma anche scegliere il trasporto pubblico o scegliere la bicicletta invece della macchina ha un impatto sugli oceani e sull'oceano, perché immettiamo meno anidride carbonica in mare, che è una delle cause del cosiddetto fenomeno di acidificazione dell'oceano, che sta causando grandissimi impatti sulla fauna marina. Il tema del ritrovarsi in momenti così importanti, forse come non mai gli occhi delle persone sono rivolte a quello che succederà prima qui a Milano e poi a Glasgow a novembre. Quello che mi aspetto è che vengano prese delle decisioni forti, delle decisioni che siano in grado di cambiare un trend, che è quello che appunto è stato dimostrato e detto così chiaramente dai ricercatori dell'IPCC, che è quello appunto di questi fenomeni che stanno avvenendo sempre più velocemente. Sono fenomeni che conoscevamo, come l'aumento del livello del mare, ma quello che ci ha detto questo rapporto è che stanno avvenendo molto più velocemente. Quindi mi aspetto decisioni forti che abbiano un impatto sulla vita delle persone, sul futuro soprattutto delle persone.